È ormai chiaro che a distruggere ieri pomeriggio la pizzeria I Forti a Nava sia stata un'esplosione causata da una fuga di gas. Quello che resta ancora da chiarire invece è come si sia originata la perdita di gas. Di questo si stanno occupando i tecnici dei vigili del fuoco che hanno compiuto un sopralluogo anche oggi insieme al magistrato che segue le indagini, il PM Luca Scorza e i carabinieri del comando stazione di Nava. Intanto i vigili del fuoco hanno disposto l'inagibilità dell'intero edificio in attesa di verifiche strutturali più approfondite e restano quindi sfollate le 6 persone che abitavano negli alloggi sopra la pizzeria. L'esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri soltanto per miracolo non ha causato vittime o feriti. Il disastro infatti è avvenuto intorno alle 15:30 e i gestori del locale erano soliti aprire intorno alle 16 per prepararsi alla serata. La violenza della deflagrazione ha lanciato detriti all'esterno del locale fino sulla statale 28. Enzo Agostino, l'uomo di 62 anni, custode del cimitero di Vallarmea, accusato di aver ucciso lunedì mattina a colpi di accetta la sorella Palma Agostino, pensionata di 71 anni, con la quale conviveva da circa 6 anni al civico 32 di Via Borghi, a Taggia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'Agostino, in precarie condizioni di salute, è stato trasferito dal carcere di Vallarmea al reparto medicina dell'ospedale di Imperia, dove è piantonato dalla polizia penitenziaria. Qui è stato raggiunto questa mattina dal GIP Paolo Luppi, che ha convalidato l'arresto, eseguito dai carabinieri. I difensori di Enzo Agostino, Stefania De Maria e Giovanni Musso, hanno chiesto che il 62enne possa restare in una struttura sanitaria o in alternativa in una comunità a causa delle condizioni fisiche e mentali del loro assistito, che ha smesso di mangiare e ha dato segni di instabilità psichica. Finalmente sì, stiamo riuscendo ad iniziare i lavori esteriormente, perché finora abbiamo lavorato per tanti mesi interiormente, abbiamo lavorato con amiobonifiche e abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per bonificare gli interni e anche gli esterni, perché le facciate erano piene di amianto e abbiamo fatto in modo adesso di avere uno scheletro che finalmente si può demolire. E quindi abbiamo iniziato a demolire questa parte che servirà a far sì che si possa poi liberare la facciata del cascella e metterlo da parte in modo tale che possa essere tenuto in considerazione per un altro utilizzo e poi verrà a quel punto inserita una gru che farà in modo di andare in cima e cominciare a smantellare gli impianti in copertura e quindi cominceremo a farlo scendere. L'esplosivo no, 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 l'esplosivo ormai era stato deciso di non farlo, nel senso che è stata fatta una gara e tra le varie migliorie c'erano anche la potenzialità dell'esplosione, ma l'esplosione avrebbe provocato una serie di problematiche che non volevamo sollevare. Allora si inizierà andando in copertura con questa nuova gru. Che verrà posizionata qua, verranno smantellate le opere d'arte del Cascella nel frattempo, quindi lavoreremo incrociati a pettine, quindi dall'alto verso il basso scendendo e dal basso andando a pulire ciò che rimane. La gara è stata vinta con, se non sbaglio, 5 mesi di lavori e loro sono entrati in concomitanza ancora con AMIU a fine dicembre, quindi a fine aprile dovrebbe essere tutto, gran parte demolito. La legge di bilancio 2019 contiene una norma che prevede l'affidamento diretto di lavori pubblici fino a importi di 150.000 euro. Lo ha evidenziato il comparto costruzioni di Confartigianato Liguria, i cui vertici hanno espresso soddisfazione per questo importante risultato che ha consentito di elevare la soglia degli affidamenti senza appalto, che prima era di 40.000 euro. Per Vito Mangano, presidente del settore ligure costruzioni di Confartigianato, si tratta di un risultato importante soprattutto per le piccole imprese del territorio, ma è necessario che l'assessore regionale nei lavori pubblici Giacomo Giampedrone focalizzi le attività dell'osservatorio anche alla verifica dell'applicazione dell'affidamento diretto tra gli enti pubblici liguri. In base alla legge, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono dunque procedere all'affidamento diretto di lavori di importi compresi fra 40.000 e 150.000 euro, previa consultazione, se esistente, di 3 operatori economici. La semplificazione in materia di appalti pubblici tocca anche la fascia di affidamento di lavori tra i 150.000 e i 350.000 euro, prevedendo in questo caso l'obbligo della procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi di operatori economici.
Dal gennaio 2018 è stato introdotto al Policlinico San Martino un robot di ultima generazione, il più moderno attualmente nel mondo, che ha permesso di realizzare un numero importante di interventi, oltre 215 interventi, interventi di interesse regionale. Tutti i chirurghi della regione, ovviamente in grado di farlo, possono venire a praticare la chirurgia robotica a San Martino, che diventa hub regionale in questo senso anche, e che permette di affrontare la chirurgia con un impatto minore. La chirurgia robotica permette movimenti chirurgici più precisi e questo si traduce in migliori risultati per i nostri pazienti affetti da malattie complesse e da malattie tumorali. È bene ricordare che dietro un robot c'è sempre la mano dell'uomo e quindi è l'integrazione tra capacità umana e tecnologia che ci permettono di ottenere i risultati migliori per i nostri pazienti. Nell'ambito del trattamento delle patologie dell'apparato urinario, delle rene, della vescica e della prostata, il robot ha dimostrato di ottenere numerosi vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale. Per quanto riguarda la cura dei tumori del rene, consente oggi di rimuovere solamente il tumore quando contenuto entro i 7 cm, risparmiando la parte di rene sano, aiuta il chirurgo ad eseguire delle suture molto precise del rene, quindi riducendo le complicanze postoperatorie e limitando al minimo il ricovero del paziente in ospedale. Chirurgia robotica al San Martino coinvolge tutti i giorni della settimana, dal mattino alla sera, tanti tipi di chirurgie, non soltanto del Policlinico ma anche di tutta gli ospedali della regione. La chirurgia robotica è ad oggi la chirurgia meno invasiva, la più delicata, che permette due grandi vantaggi. La prima, un minor dolore post-operatorio rispetto alla chirurgia tradizionale ed inoltre un numero di giorni di recupero post-operatorio più basso, meno giorni passati in ospedale, un più rapido ritorno alle proprie attività, al proprio lavoro, e che fa di fatto dell'intervento chirurgico non un dramma, ma uno spiacevole imprevisto. Il robot Da Vinci, che porta il nome di un evocativo di un illustre scienziato italiano, Leonardo Da Vinci, rappresenta la punta di diamante di una evoluzione tecnologica importante in atto al Policlinico San Martino. Rappresenta anche un punto di collaborazione significativa con una prestigiosa istituzione ligure e nazionale e internazionale, che è l'Istituto Italiano di Tecnologia. La lotta agli stupefacenti sembra aver registrato una battuta d'arresto. C'è l'idea diffusa che il problema sia stato negli ultimi tempi un po' sottovalutato, ma può darsi che ci si sbagli. Non ci riferiamo certo alle forze dell'ordine, ma in generale all'opinione pubblica. Eppure l'uso di droghe leggere e pesantissime è sempre più diffuso. Lo sballo del sabato sera, soprattutto, che continua con la sua scia di incidenti mortali. Ci sono anche sindaci, occorre sottolinearlo, come nella nostra Riviera, che fanno barriera con ordinanze che vietano anche la vendita di marijuana leggera. Quanti negozi contiamo in giro per le città, piccole e grandi, che vendono sacchetti di erba una volta proibita? Gli esperti, i medici, sostengono che si inizia con il leggero per giungere poi al pesante. Il tema è dibattuto ed è controverso, mentre anche migliaia di giovani fanno uso di stupefacenti. Droghe leggere, droghe pesanti, ma è un po' come la sigaretta a doppio filtro light, espedienti che non risolvono nulla e il tabagista rimane tabagista.
Ora anche il mondo animale viene coinvolto nel business, anche se si sottolinea che è a scopo terapeutico, ma sempre tutto a scopo terapeutico. Marijuana per cani e gatti, da uno start-up milanese che sostiene che la droga leggera sugli animali non ha effetti collaterali, non dà dipendenza e serve soprattutto contro l'epilessia e per combattere l'ansia da separazione. Dopo l'uomo, anche i gatti e i cani pronti allo sballo. San Enrico Suso. Enrico Suso nacque il 21 marzo 1295 a Costanza. Von Berg era il cognome del padre, piccolo nobile decaduto della vicina Turgovia. Soise, latinizzato in Suso, era il cognome della madre che Enrico adottò, preferendolo a quello del padre. Entrato tra i domenicani, studiò a Costanza, Strasburgo e Colonia, dove ebbe come docente il maestro Eckhart. Praticò la più rigorosa mortificazione e il digiuno e si incise sul petto con un ferro incandescente il nome di Gesù Cristo. Morì il 25 gennaio 1366 a Ulm, dove fu sepolto, ma la sua tomba è andata perduta a seguito della riforma protestante. Nel 1831 Papa Gregorio XVI lo proclamò beato. Egli, con Eckhart e Taulero, è considerato il grande rappresentante della mistica tedesca.